Benvenuti a questa compilation dei 5 momenti più folli di Pagami Sto. Più trash di questo non esiste. I 5 momenti più folli. Al numero 5, il siciliano pazzo. Ma che sei stato 2 mesi a casa mia a mangiare dal mio frigorifero? Ho mangiato dal tuo frigorifero, ma che cavolo dice? Avvisagli il frigorifero, gli scarafaggi, io gli mettevo il mangiare a te. Ma quando va? Io, ma che cavolo dice? Un pacco di biscotti ogni tanto. Un pacco di biscotti, ti pagavo le cene. Se la cosa è dovevi pagare 2 mesi di albergo! Tu lo sai che io ero senza lavoro! E avevi anche i soldi messi da parte! I soldi messi da parte? Perché tu ne hai visti i soldi che ho messi da parte? 500 euro ti fottese! E ho fatto bene perché dovevi pagare! Dovevo pagare! Tu sei una vita! Fai busta, non faccio ti lavi! Faccio busta io! Faccio ma me lo te lo tieni a casa uno così! Signore, mi chiudeva l'acqua! Mi chiudeva l'acqua perché c'è l'acqua costava! Sì, lui si sentiva anche a te! Tu potevi contribuire! Ma tu quando gli hai chiesto 500 euro non gli dovevi dire che comunque era per contribuire, basta. Perché non gliele dai, gli dicevi regalami sti soldi oppure ma io non pensavo che lui se la prendeva così comoda, si lavava, si mette, si faceva, anziché farsi la doccia si faceva la vasca, riempiva tutta la vasca. Ammazzo. Spagnolo schiuma, idromassaggio. E allora glielo dicevi, e allora gli dicevi mi devi 500 euro, gli portavi il conto. Come nei B&B. E io ho pensato bene, qualche cena me la faccio offrire, se mi servono soldi glieli chiedo, tanto alla fine vive qua, mi presta 500 euro, l'indomani me li chiede subito. Tu. Va bene, ma ora non è l'indomani. Ti devi vergognare, sei senza rispetto, non sei riconoscente. Al contrario, no. Secondo, è giusto che tu comunque contribuivi, ma tu non gli dici comunque che gli avessi dato i 500 euro, quello è il problema fondamentale. Ma lui è convinto che io glieli devo ridare, ma io non ce l'ho niente, non gliele do soldi. Io te lo faccio! Tu secondo me sei cornuto. Sei cornuto, per questo ti ha lasciato tua moglie. Io sono cornuto. Sei cornuto. Fammela andare perché io mi consumo se la tacca. Mi consumo io. Ragazzi, vedete che questo lo ci sta con la testa. È capace che c'ha qualche pistola pure nascosta. Ma che dici? Al numero 4, la pazza e la collana. Vuoi la collana? Ma guarda qua, qui ci tocca fare il babysitter, no? Il recupero crediti. Qua? Eccola, sì, dammela! Prendila! Proprio dai, dai, guardare, senza far così, senza far così, dai, dai! Vuoi la collana ancora? Dai! Vuoi, è qua! Dai, Giulia, per favore, non facciamo questo tipo sì, di... Sì, siamo affascinati nudi! In fondo, basta restituire la collana! Giulia, Giulia, Giulia! Voglio Giulia. Solo quella collana e poi basta! Oh, non mi vedrai mai più, Giulia! Ragazzi, cercate di comprendervi non tra mi, di non solo. Mi far mettere un'altra volta le mani tra... Leva ste mani! E allora, la fa il la collana non la fai mai, hai capito? Giulia, sei complessivo, per favore. Stai calmo, ma che stai facendo? Oh, Giulia. Mortaretti. No, Giulia, tranquilla, Giulia. Giulia. Ma che cosa? Giulia, ti posso chiedere una cosa? Fermi un attimino. Ma che? Un attimo. Oh. Giulia, un attimo. Vuoi la collana ancora? Giulia. La fai ancora? Giulia, per favore. È carnevale, ma insomma, fino a questo punto no. No, oh, sta fa un Giulia, tranquilla, dai. Tranquilla, che stai facendo lì? Dai. Ma ragioniamo con calma. Lo vedi, lui comunque non ti vuole più. E ridagli questa collana e basta. E, insomma, la vita mi pare che te la sei già rifatta, Giulia, no? Ma che c***o fare cazzate? Là? Chiarisci un attimino con lui e basta, per favore. Ok? Francesco, non mi vuoi? No che non ti voglio, ma mi sembrava chiaro, scusa, dopo un anno. No, fermi. Francesco, no, Francesco, tu no, non è che non ti vuole, no. Lui semplicemente ci deve pensare un attimo, io adesso. Dai, no, Giulia, intanto lo scendi, dai. Giulia. Scendi. Questa collana, entriamo dentro casa, un regalo, poi. Un regalo, non si chiede indietro. Maleducato! Giulia, scendi, dai, andiamo a parlare Giulia, dentro casa, Giulia, la collana Giulia, comunque la terrai bene. Vabbè, la collana te la lascio. Dai. Ti lascia la collana, te la lascia la collana. Guarda, dai, scendi uno spettacolo, porca miseria. Dai, scendi, per favore, dai. Giulia, posso? Vieni.
Marlon, bravo, pensaci tu, pensaci tu. Posso? Dai, dai. Numero 3, il maestro d'arti marziali. Dai, dai, fai la foto, Ci facciamo subito un bel selfie con lei, si può? Non la mettete sui social media, assolutamente, perché sono rispettoso. Va bene, allora niente social, iniziamo la lezione di prova gratuita. Grazie maestro. Vi devo dire sì. Di stare molto attenti, perché quello che vi farò vedere sono i più le pali e non si vede mai da nessuna parte. Va bene maestro. Questo è il colpo della tigre. Fantastico, fantastico. Adesso la più letale di tutti dei colpi, il colpo della farfalla. Sì. Ti sembra una cosa seria questa? Non lo so Marlon, dimmelo te. Maestro, maestro, queste tecniche dove le hai imparate? Il colpo della farfalla io non ho mai sentito. Questo viene dall'antica tradizione giapponese. Dall'antica tradizione giapponese, ma che scuola, che scuola? Di Tokyo. Possiamo vedere altre mosse, Danny, altre mosse. Prego, fai maestro. Se voi avete il dubbio della mia bravura. No, assolutamente. No, maestro, assolutamente no, no, il dubbio della bravura assolutamente no, assolutamente no. Ricordatevi che sono famosi in tutto il mondo. Assolutamente. Nessuno lo mette in dubbio, maestro. Ci faccio vedere qualcos'altro. Ok, ok. Hai avuto paura? Ma oddio, io un po' sì, sinceramente, sì. Sinceramente io un po' sì. Perché è un truffatore? Sì, è un truffatore? Non conosco questa parola. Ok, come lo conosci? No. Per favore, anche mosse, perché queste io non le conosco, Danny. Okay. Maestro, guardi, Marlon anche è un allievo di tante arti marziali. Questa è la legge. Questa. Ok, ok, non si danno. Oh madonna, ma hai steso il maestro! Cioè, il maestro... Che cos'è il maestro? Allora maestro, facciamo una cosa, giù il cappello, ci smascheriamo. Allora maestro, noi non siamo due allievi, noi abbiamo saputo che lei si spaccia, diciamo, per un marzialista, per un grande maestro, ma effettivamente non lo è. Si ricorda Alessia? Adesso glielo facciamo ricordare noi, maestro. Ragazzi? Al secondo posto, la spazzola del VC. Stringiamola, fammela stringere, dammi i soldi. Non penso proprio. E invece sì, ti sbrighi pure, hai capito? Ti sbrighi pure. Attenzione. Stai attenta. Tu mi ridai i soldi immediatamente. Almeno mi ridai i soldi che ci hai fatto. Anche se ne valeva 5.000. Allora tu vai, ti do 1.500 euro e mi dai il resto dei 3.000. No, non ti do proprio niente, ti sei venuta. Ma quanti soldi vuoi? Oh, ma che ti sei messa in testa? Io ti ho lasciato il bancone qui. Certo, ma tu stai scherzando. Buone, buone. No, per favore. No, no ragazzi, no, così no. Questa è la ma dai, e ci vogliono pure le malattie qua. Mamma mia, che schifo. E cos'è Sergio? Bravo, madonna. Tu falli. Allora ragazzi, ecco, più trash di questo non esiste. Ma non esiste cosa? Allora, cioè, perché pretese? Allora, allora, Marlon, Marlon. Me la goccia in faccia, dai, raga, no, così no, Al massimo fai l'antitetanica, dai, va bene così, dai. Comunque, ragazze, manteniamo un certo livello, per cortesia. Appunto! E in prima posizione il prete e i pasticci. Però signora, 500 euro, 400 euro, l'ho capito, però dico, consideri signora... Si calmi! Ma signora, ma lo vedo che lei che mio padre! Ma sorella Sandra, ma che sta combinando? Sono il suo padre spirituale da ben 10 anni! Attenzione che si scivola! E lei si comporta così! Lei mi comporta così! Ma scusi, lei mi manda così qua! E chi su qua è una cosa grave! Ma certo! Certo! Sì. Lei è sparita con 500 euro che sono dei fratelli e sorelle delle parrocchiani! Ma poi che reazione c'hai? Si fanno queste cose! Arriva il padre! Sono esasperato, tutte queste situazioni! Ma poi, lei vuole... una curiosità, Sandra!
Ma questi dolcini che sono qua, che sono usciti dai soldi della congregazione? No, questa è una commissione che io sto facendo. Ma qua con i soldi nostri, della parrocchia? Ma quali soldi suoi? I soldi della parrocchia che sono spariti. Mi devi dire che fine hanno fatto. Eccoli qua, secondo me sono questi, guardate. Guardate, vabbè, non lo possiamo, vabbè, su questo però non lo possiamo dire. Cioè, questo non lo possiamo dire, però dico, perché la signora, perché se lei mi prende questi dolcini, cioè dico io che devo fare? Io glieli tiro in faccia questi dolcini. No. Ha capito? Glieli tiro in faccia. No. Che se l'ho fatta io. No, basta. Dico, è un peccato, è un sacrilegio buttare il cibo. Stiamo scherzando, ma nemmeno rubargli i soldi è peccato. Ma pure lei che è un prete, dico. Ma che stai esagerando? Ma devi finire. Ma lei che prete? Che mi manda questi qua a casa mia? E poi vogliamo solo una cosa. Se io lo sapevo, avrei chiamato. Ma ancora parla! No! Basta! È un sacrilegio! Questa per lei, questa per la congregazione! No! Questa per Gesù! Questa per la Madonna! No! Questa per il bambinello! No! E questa per la Chiesa! E questa per parte mia! Sei d'accordo con la nostra top 5? Scrivicelo nei commenti. A presto!